Con la cerimonia di questa mattina, EasyJet apre presso l'aeroporto internazionale di Napoli la sua terza base italiana insieme a Milano Malpensa e Roma Fiumicino, un traguardo importante per la compagnia low cost che nel 2000 è stata la prima a volare da Capodichino e con due nuovi aeromobili amplia l'offerta delle località raggiungibili direttamente dal capoluogo partenopeo. Per l'estate 2014 EasyJet offrirà 146 voli a settimana che collegheranno l'aeroporto a 21 destinazioni, di cui 6 nuove mete: Amburgo, Bruxelles, Catania, Mykonos, Corfù e Malta. Napoli, che diventa sempre di più una città turistica, ma anche importante per le persone che si muovono per lavoro, quindi anche una base comoda, un aeroporto positivo. Del resto gli indici di qualità del nostro aeroporto lo mettono ai vertici degli aeroporti italiani, quindi investimenti importanti che il settore pubblico e il settore privato hanno fatto nella nostra città. Quindi oggi siamo molto felici e contenti che EasyJet abbia scelto Napoli per un investimento così importante. Con l'apertura della nuova base italiana, EasyJet stima di trasportare 2 milioni di passeggeri nel primo anno di operazioni, un aumento di 350.000 unità rispetto allo scorso anno. L'ampliamento della flotta aerea creerà inoltre 30 posti di lavoro per assistenti di volo e piloti ed ulteriori 400 posti all'interno dell'indotto. Il compito delle istituzioni e dei napoletani è di saper accogliere bene le persone che decidono di investire e di venire nella nostra città. Compito del mondo della comunicazione è narrare anche questa città, che non è una città morta, è una città viva, è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani, che sono il nostro petrolio, è una città che ha un grande cuore, è una città che ha anche grandi capacità organizzative, perché in un momento difficile sa lavorare in squadra, le istituzioni sanno collaborare. E questo è lo spirito che ci contraddistingue. Quindi da napoletano e da sindaco ringrazio tutti quelli che hanno creduto in questa città, ringrazio EasyJet per aver fatto questo investimento così importante.